Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Come promesso sono molto più presente, quindi spero davvero che siate contenti. Io lo sono. Comunque, oggi voglio fare questo video che in realtà non mi rende tanto contenta perché è una tipologia di video che ho fatto l'anno scorso per la prima volta. Vi è piaciuta tantissimo, ma a me un po' meno perché comunque si tratta tutto di cose costosissime e super lusso che io ho rovinato. Ma almeno in questa tipologia di video vi faccio vedere i miei danni, i miei errori, in modo che non possiate farne anche voi, ma soprattutto ho bisogno dei vostri consigli perché alcune cose mi dovete aiutare a capire come recuperarle. Iniziamo con questi. Questi sono i miei occhiali di Celine, se non sbaglio, non mi ricordo mai le marche. Sì, sono di Celine, che io in realtà guardo la forma degli occhiali, non guardo la marca perché non tanti occhiali mi stanno bene. E quindi sì, avevo preso questi che non so se in videocamera si riesce a vedere in realtà, forse così, ma questi sono tipo maculati, marroncini, quindi li ho presi da poter indossare con outfit in cui ho più marrone che nero, perché appunto o abbino il marrone o abbino il nero e quando sono vestita più di marrone appunto uso questi. Il problema, che cosa è successo? Questo è, cioè, questa è un po' una abitudine che io dovrei togliermi, ok? Perché ho questa malsana abitudine di lanciare, e penso che lo sappiate perché lo avete visto in tutti i miei What's in my bag, ho questa orrenda abitudine di lanciare i miei occhiali a parte ovunque quando sono in giro. Ieri pensavo anche di averli dimenticati in un posto, per poco li lasciavo lì, ma soprattutto di lanciarli nella borsa assieme a chiavi, gioielli, creme, make-up, cioè qualsiasi cosa c'è nella mia borsa, ok? Ma soprattutto le chiavi che vanno a rigare irrimediabilmente gli occhiali, ragazzi. Infatti, probabilmente non riuscirete a vederlo perché dovreste essere qui e andare ad esaminare bene le lenti da vicino. Ma sono tutte completamente rigate, rovinate e me ne sono resa conto ieri perché volevo mettere questi occhiali e non ci vedevo, cioè, nel senso. Vi faccio anche vedere come mi stanno perché sono molto molto belli e hanno un taglio molto da gatta, bellissimo. Però io adesso in questo momento che vi guardo, ok, vedo segno qua, tipo qui c'è una riga, qui c'è tipo un segno gigantesco proprio davanti l'occhio. E ovviamente dà super super fastidio quando vuoi indossarli. Inizialmente pensavo fossero solo sporchi, quindi ero lì tipo che li pulivo e poi mi sono resa conto che non è sporco. Sono tutti segni delle chiavi, quindi delle bellissime rigate, anche alcune molto profonde, con le chiavi. E quindi ho rovinato completamente questo paio di occhiali, ragazzi, perché posso metterli, però danno tantissimo fastidio alla vista perché hai appunto tutti questi segni davanti che fanno sì che lo sfondo diventi sfocato. Quindi è terribile, devo assolutamente imparare a mettere la custodia degli occhiali in borsetta. Il fatto è che le borsette spesso, specialmente ultimamente che vanno di moda piccoline, non mi sta nulla dentro e quindi risparmio sullo spazio come rigorosamente non portando mai con me la custodia per gli occhiali, e questo è il risultato. Anche gli altri che ho di Saint Laurent sono purtroppo parecchio rovinati, ma questi sono praticamente irrecuperabili. Probabilmente potrei recuperarli cambiando le lenti, quindi andando a spendere una cifra non da poco, ma potrei risolvere così il problema delle lenti, ma non quello della montatura, che è anch'essa completamente rigata, rovinata. Cioè, basta solo toccare l'occhiale per rendersi conto che ha mille indentature, mille colpi, mille appunto scheggiature, non lo so come chiamarle. Fatto sta che purtroppo, anche se in videocamera sembrano perfetti, ma in realtà sono rovinati, sono ormai andati e non li ho neanche da tantissimo tempo. Beh, qualche anno penso di sì, però pensavo di usarli ancora e invece probabilmente no. Non lo so, che cosa mi consigliereste? Potrei cambiare le lenti, però poi dovrei stare attenta a non fare lo stesso errore perché altrimenti tempo un mese e siamo appunto a capo, e oppure naturalmente venderli. Però anche vendere un paio di occhiali in questo stato, chi è che me li compra? Quindi sì. Poi, mamma mia, quanto mi piange il cuore per questo anello. Non lo vedrete, ve lo faccio vedere da vicino perché è piccolo piccolo. Eccolo qui, è questo anello di Christian Dior. Potete vedere la scritta.
sta appunto il logo di Or e poi c'è questa pietra incastonata accanto alla R. Molto sottile, molto elegante, mi è piaciuto subito questo anello. Non so se riuscite a vederlo in videocamera, presumo di sì, ma se vedete il colore dorato se ne sta completamente andando. Dietro è già praticamente marrone, arrugginito tipo, e anche le lettere purtroppo si stanno scolorendo, anche tutta la parte anteriore dell'anello. Non so se in videocamera riuscirete a vederlo con il riflesso, ma purtroppo sta diventando tutto color ruggine. Mi piange appunto il cuore per quest'anello, perché l'ho preso neanche tantissimi mesi fa, tipo sicuramente vi ho fatto il video haul se vi ricordate, ma non è passato tantissimo e mi dispiace tantissimo perché ero innamorata, cioè sono innamorata di questo anello. Però che cosa ho fatto io molto furbamente? Cioè sono andata in Sardegna, ok, quando siamo state lì 10 giorni, e io mi sono fatta tutto i bagni, letteralmente tutti, sia in piscina con il cloro che al mare con il sale, con quest'anello, non solo con quest'anello, ma anche con un sacco di altri gioielli che però erano in oro. Mi rendo conto in questo momento, allora, quelli in oro posso capire che effettivamente comunque non cambiano colore e non si rovinano, ma il mio anello di oro purtroppo sì, è sconsigliato portarlo a contatto con l'acqua di mare, cosa che io ho fatto senza neanche pensarci, perché quando vado al mare mi piace avere comunque qualche accessorio addosso, non lo so, altrimenti mi sento tipo nuda. Fatemi sapere se voi al mare togliete tutto. Oppure, perché mi sa che ci sono due categorie di persone, quelli che vanno al mare e non hanno nessun tipo di gioiello, cioè neanche gli orecchini, niente. E poi c'è chi come me ha sempre collane, bracciali, orecchini, cioè io non lo so, mi sento, non so, mi sento nuda senza, cioè è strano, ma è così. E però non ci ho pensato e purtroppo ho rovinato il mio nuovo anello Christian Dior, che adoravo, lo utilizzo, cioè lo utilizzo ancora ogni giorno. Adesso appunto perché devo fare questo video ne ho messo un altro, ma di solito ce l'ho sempre sull'anulare destro. Non penso che ci sia modo di salvarlo purtroppo questo anello, perché ormai appunto la patina dorata che stava sopra se ne sta andando completamente ed è solo questione di pochissime settimane prima che sia completamente completamente rovinato, ma da vicino già potete vederlo molto bene che è rovinato. In videocamera non si riesce a capire benissimo, invece da vicino purtroppo sì. È un anello Dior originale e a vederlo così rovinato sembra un anello tarocco. Un po' questo mi fa riflettere sulla qualità della bigiotteria di alta moda, lo sappiamo. La bigiotteria alta moda, anche se di alta moda, rimane comunque bigiotteria, ne abbiamo parlato tanto spesso nel mio canale, anche per quanto riguarda la bigiotteria di Chanel, che ha alcuni problemi per quanto riguarda i materiali, eccetera, ma naturalmente dobbiamo ricordarci che si tratta di bigiotteria, non di alta gioielleria. C'è anche la linea alta gioielleria e ho diverse cose anche di alta gioielleria, ma quando andiamo ad acquistare bigiotteria anche da brand come Christian Dior, Chanel, eccetera, eccetera, purtroppo questo è il destino di alcuni di questi gioielli, cioè basta poco e si rovinano completamente. Però vi devo dire che ho avuto gioielli presi tipo da Accessorize, che non so neanche se esiste più Accessorize, esiste oppure no? Oddio, mi è venuto questo flash di un negozio che non mi ricordavo da un sacco di tempo, però cioè ci sono gioielli di Accessorize che durano meglio tipo al mare. Invece questo sono bastati 10 giorni, letteralmente 10 giorni al mare, ed è completamente rovinato. Non so se portandolo al negozio Dior possano reintingerlo tipo nell'oro o in qualsiasi altra lega, lo hanno, non lo so, hanno usato per colorarlo. Potrei provarci, ma non ho tante speranze, perché anche loro mi diranno: vabbè, è bigiotteria, tu perché ci sei andata al mare? Ma io proprio le nuotate mi facevo, cioè proprio non ci ho pensato. Ok, ragazzi, se siete deboli di cuore, attenzione, guardate queste prossime scene con cautela, perché si tratta purtroppo, ahimè, di una borsa Chanel. Lei, la mia Jumbo fucsia meravigliosa che ho preso a Roma nel 2019, inizio 2020 o fine 2019, è stupenda, l'amo, amo questa borsa, ma un po' di giorni fa mi sono resa conto che
Chissà se lo vedete in videocamera, forse così si vede. Eccolo qua, tutto il color transfer nero dei miei vestiti, anche questa macchiata e rovinata irrimediabilmente, sul retro tutta macchiata di nero blu scuro, mentre appunto la parte anteriore risulta ancora perfetta. E se avete seguito i miei video precedenti in cui parlavamo di color transfer, già sapete il perché. Perché basta vestirsi di nero ed indossare una qualsiasi borsa Chanel, anche in caviar, come vi dicevo, non solo Lambskin soffre di color transfer, ma succede anche con il caviar. Tutte le borse pastello Chanel, qualsiasi colore chiaro, ragazzi, se le indossate con vestiti scuri, irrimediabilmente basta anche una sola volta e la parte anteriore sarà tutta macchiata di nero. Davvero in videocamera non rende, forse sì, tutte queste ombreggiature che vedete non sono ombreggiature, sono tutte macchie. Questa borsa è salita, da quando l'ho presa io l'avrò pagata, se non sbaglio, 5.000. È raddoppiata di prezzo, adesso ne costa 10.000, se non addirittura di più. Quindi è stato un super 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 affare, e andando a venderla comunque andrei a ricavarci praticamente quasi il doppio, ok? Il problema è che a me piace da morire questa borsa, non ho nessuna intenzione di venderla, e quindi ci sono rimasta tanto tanto male quando ho visto il color transfer, ragazzi, perché cerco di stare attenta, ma è inevitabile che ogni tanto mi vesta di scuro, è inevitabile, ed è altrettanto inevitabile abbinarci, cioè, perché a me piace tantissimo l'abbinamento nero e rosa, quindi mi sono resa conto che con questa borsa devo aver indossato molto molto spesso abiti neri, ed è successo questo. Quindi consiglio enorme per voi, se volete acquistare una borsa Chanel o la vostra prima borsa Chanel che poi avete intenzione di utilizzare sempre, ogni giorno, appunto come borsa tutti i giorni, vi prego prendetela assolutamente e solo nera, perché è, oppure un altro colore molto molto scuro come un grigio scuro, ma ragazzi credetemi, queste borse se le prendete di colori pastello o anche colori chiari, che questa non è color pastello, ma comunque tutte le borse che hanno colori chiari di Chanel irrimediabilmente avranno un color transfer se avete vestiti scuri. Quindi state attenti, queste non sono assolutamente borse da utilizzare ogni giorno, sono borse, io ne ho 20, forse anche qualcosina di più, di borse Chanel, e comunque utilizzandola a rotazione una volta ogni tanto mi è successo questo, quindi potete immaginare se la utilizzate come borsa d'ogni giorno, vi diventa nera in pochissimi giorni. Quindi questo mi ha fatto anche un pochino ragionare sul fatto se io volessi continuare ad acquistare borse di queste colorazioni chiare, perché ne ho diverse, potete anche vedere in questa inquadratura, chiare, però sono sempre lì che quando voglio indossarla dico, cavolo no, ok, oggi ho la giacca nera, quindi no, poi c'è il color transfer, oppure no, potrei, però i jeans sono scuri, perché questo mi è stato dato anche dai jeans scuri, perché questa borsa è una tracolla molto lunga che quando la metto dietro mi arriva sul sedere, e quindi questo è stato appunto fatto anche dai jeans, quindi non solo da capi neri ma anche da capi blu, e quindi mi ritrovo magari a non indossarlo, cioè come quella color Tiffany che vedete qui, ok? Mi ritrovo spessissimo a dire no, non voglio indossarla perché se la metto oggi la rovino, però non ha neanche tanto senso avere borse costosissime e poi non metterle, quindi alla fine ogni tanto dico, ok, chi se ne frega, cioè almeno la indosso, perché se no, perché l'ho pagata, perché l'ho comprata se non la indosso, cioè secondo me non ha senso acquistare cose di valore per poi non utilizzarle, non lo faccio, tutto quello che ho, se è di valore, lo prendo perché voglio usarlo. Se avete un consiglio fatemi sapere, l'unica cosa che si può fare a questo punto è portare la borsa alla Chanel Spa, che è comunque a pagamento, a meno che, perché tutte le Chanel hanno 5 o 10 anni di garanzia, adesso non mi ricordo, comunque hanno una garanzia di diversi anni. Il problema è che se il color transfer ovviamente nasce è perché l'hai fatto tu, e quindi la garanzia non lo copre, e quindi devi anche pagare un sacco di soldi per mandarla a lavare, e anche lì mi hanno detto che si può provare a lavare, ma non è garantito che il colore venga tutto completamente via, a volte se ne va un po', a volte non se ne va affatto, quindi anche lì è un po' un'incognita. E poi vogliamo parlare
parlare del fatto che devono mandarla a Parigi e quindi tu rimani tipo mesi, mesi, mesi senza borsa ad aspettare, non che io non ne abbia altre, però non è comunque una cosa comodissima, quindi sì, ragazzi, questo è forse la cosa che più mi dispiace farvi vedere in questo video, perché è una delle mie borse preferite, la adoro, non la darò mai via. Però sì, vorrei veramente scoprire come fare per ovviare a questo problema, perché è una grossa seccatura. Poi, questo ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video in cui vi parlavo degli acquisti sbagliati, però mi rendo conto che non avrei dovuto inserirlo in quel video perché non è un acquisto sbagliato, è un errore mio, e cioè questo è il bikini di Fendi Monogram. A me piace tantissimo. Ho visto che alcuni di voi non impazziscono per questo bikini, per questo costume. Io lo adoro, però che cosa ho fatto? L'ho lavato con un top fucsia nuovo che non mi sono resa conto, ma cioè non pensavo che sarebbe successo, ma mi ha lasciato un sacco di colore e questo bikini che era bianco adesso è diventato, non lo so, descrivete questo colore, sembra quasi un color lavanda, cioè effettivamente può quasi sembrare fatto apposta, però in realtà se conoscete i bikini di Fendi, il bikini dovrebbe essere monogram con questa fantasia con il logo di Fendi. È bianco, quindi dovrebbe avere tutti i risvoltini bianchi, i bordi bianchi, e invece appunto sono di questo stranissimo colore rosa sporco, mi viene da dire, perché alcuni di voi mi hanno detto: ma no, Nicole, non è così male, però ragazzi, dai, sembra un fake, perché non esiste un bikini di Fendi con questa colorazione, non esiste. Ho pensato di portare a pulirlo professionalmente, spiegare quanto è successo, vedere, però il mio dubbio è che io non solo l'ho lavato in lavatrice, ma avete detto: Nicole, non si lavano i costumi in lavatrice. Allora, io ho questa mania, ok, della pulizia. Io non riesco a lavare costumi, specialmente la parte sotto del costume, a mano, perché ho la sensazione che non si lavi bene. Io devo lavare le cose in lavatrice, ok? E anche a temperature abbastanza alte, perché sennò mi sembra che rimanga sporco, ok? Cioè l'acqua tiepidina non lava niente. Cioè, secondo me bisogna, non lo so, almeno io questa cosa devo lavare tutto ad altissime temperature. E questo è il risultato. Ma non solo, io non solo l'ho lavato in lavatrice, poi l'ho anche asciugato in asciugatrice. Yeah! Questo cosa significa? Che l'asciugatrice, asciugando il pigmento rossastro schifosissimo, me l'ha proprio appiccicato per bene al tessuto. Chi ha l'asciugatrice sa che succede questo. E io non me ne sono neanche accorta, mi sono resa conto solo dopo. Ho tirato fuori questo coso dall'asciugatrice e ho detto: oh mio Dio, non ci posso credere, non ci posso credere. L'avrò usato 3 volte, cioè veramente. Anche questo un colpo al cuore vederlo così. Io penso che lo userò comunque, cioè se non riesco in nessun modo a togliere questo colore. Adesso ditemi voi se conoscete un metodo magico per farlo con prodotti che posso trovare anche in Olanda, ma in realtà tra poco vado in Italia, quindi potrei, qualsiasi cosa consigliatemi, anche se un prodotto che si trova in Italia, basta che io riesca a togliere questo violetto orribile, perché proprio non mi piace. E poi, ultimo per oggi, ma purtroppo non per importanza di danno, è lui, il mio accappatoio di Versace, ragazzi. Questo l'ho acquistato durante la prima quarantena, o forse un po' prima della prima quarantena, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque sì, è questo meraviglioso accappatoio di Versace, super super colorato e molto molto morbido e comfy da utilizzare a casa. Io l'ho sempre utilizzato non come accappatoio per asciugarmi dopo la doccia, intendo, ma come vestaglia, quindi sopra i pigiami a casa, ed è meraviglioso. L'unica cosa che io ho sbagliato con questo accappatoio, voi mi direte: ma Nicole è perfetto, che cos'ha che non va? I colori sono perfetti, super sgargianti, bellissimi, sembra comunque morbido. Sì, tutto vero. Che cosa ho fatto però io? Uno, l'ho lavato ad una temperatura altissima, perché non mi ricordo se l'ho lavato a 60 gradi, una roba del genere, che non avrei dovuto, e miracolosamente ha mantenuto il colore, ok? Ma poi che cosa ho fatto? Ancora peggio, l'ho messo in asciugatrice. Voi dovete sapere, se avete l'asciugatrice, lo sapete, se avete mai avuto a che fare con un'asciugatrice nella vostra vita, qui in Olanda ce l'hanno tutti, perché qui piove molto spesso, molto più spesso che in Italia, quindi è impossibile asciugare i panni all'esterno o anche all'interno, perché con l'umidità che c'è non si asciugherebbero mai. Quindi tutti abbiamo l'asciugatrice.
E il problema dell'asciugatrice è che tantissimi tessuti te li restringe in un modo incredibile. Cioè, io ho avuto maglie che mi sembravano un'altra maglia perché non era solo di una taglia più piccola, diventava di tre taglie più piccole, ok? Quindi di solito le cose di i capi di valore di alta moda non li metto in asciugatrice, però con questo non ci ho pensato, l'ho fatto e si è ristretto di almeno tre taglie. Io lo so che voi adesso non ve ne rendete conto vedendolo così, perché ovviamente devo indossarlo, però fidatevi, una volta quando l'ho comprato mi stava largo, proprio comodo, lo mettevo sopra i pigiami, riuscivo a chiuderlo, eccetera. Sono ingrassata anch'io un pochino, ma lasciate perdere, è diventato minuscolo in confronto, ragazzi. Si è rimpicciolito tutto, 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 e si vede anche dalla larghezza delle maniche, e quindi ho fatto questo enorme errore. Secondo me ha perso anche un po' di colore, ma non si riesce a vedere benissimo. Ma non è questo il problema è appunto la taglia. Cioè, ragazzi, da una taglia L che era, oppure cosa avevo preso? No, la M, da una taglia M è diventato tipo un XXS, cioè una cosa imbarazzante. Sto cercando un po' tipo di allargarlo, di smollarlo un po', perché non è, cioè, mi viene da dire infeltrito, che però è una cosa che succede con la lana, ma stranamente è successo anche con questo accappatoio. Continuo ad indossarlo? Assolutamente sì. Adesso poi sto perdendo un po' di peso perché sto andando in palestra, quindi molto probabilmente sarà più comodo, però non tornerà mai della grandezza che aveva quella normale. Appunto, mi sembra infeltrito, non so come descrivere questa cosa. Se avete anche qui la soluzione, vi prego aiutatemi, cioè vi giuro, mi fido di voi al 100% perché non so come fare. Anche qua, se sapete come fare, vi prego aiutatemi. Ho pensato di lavarlo tipo in acqua fredda e poi andare a come dire, tipo a strattonarlo per smollarlo un po', per poi lasciarlo asciugare così all'aria. Ci metterà una settimana, non lo so, ma ho pensato, non so, ditemi voi se secondo voi ha senso o no questa cosa. Però sì, purtroppo io continuo ad amare questo accappatoio, è bellissimo, adoro i colori, ma non avrei dovuto restringerlo in questo modo. Quindi, mia family, per il video della disperazione totale, adesso vado a piangere in un angolo perché veramente, cioè, non mi ero neanche resa conto di aver rovinato così tanta roba fino a quando l'ho raggruppata tutta per farvi un video. Quindi, questo è quanto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video. Più che altro spero che sappiate come aiutarmi e che abbiate qualche consiglio utile, vi prego. Quindi questo è quanto, un bacio grandissimo, e come al solito siete pronti per il nostro abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Come sempre stavo per distruggere il cavalletto della videocamera, ma il nostro abbraccio è più importante. Bacio grande, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.